Abbiamo il fortissimo sospetto che si possa trattare di un sommergibile tedesco, un tipo 9, un tipo 21, non lo sappiamo ancora. La totale certezza non ancora. Ma siamo abbastanza sicuri che possa trattarsi di un naviglio del genere. Sono stato contattato perché tempo addietro ci sono state un sacco di operazioni a mare, sono state portate a termine. Il signor Basti aveva visto su internet, su YouTube. Mi sono accordato con il signor Basti in maniera tale da condurre delle operazioni in loco e quindi vedere proprio con i miei stessi occhi di che cosa si parla. Penso che l'operazione possa essere organizzata tra dicembre e gennaio 2024, chiaramente. Io e un mio collega basteranno due persone su questo relitto, non più di tanto. Ci sono degli elementi molto interessanti che dovremo studiare appena andremo laggiù. La parte di possibile torretta oppure del periscopio. Il relitto si trova a massimo 28 metri di profondità. Ovviamente non è il mio primo relitto, sono anni che studio relitti. Abbiamo anche lavorato su altri sommergibili, come per esempio il Regent, Puglia, dove siamo scesi a 70 metri. Possono essere trovati degli emblemi per quanto riguarda la flottiglia di appartenenza, però comunque ripeto che la gran parte del relitto è sotterranea, sotto il fango. Ciò che è visibile è fortemente danneggiato, smontato quasi. La parte invece è la torretta, la parte principale è abbastanza visibile. Infatti nei video abbiamo preso appunto delle screen molto importanti e abbiamo cominciato a studiarle. Le nostre immersioni inizieranno da lì, da quel punto, perché comunque è la parte più visibile prima di tutto e poi è anche, diciamo, biglietto da visita di ogni sommergibile, la torretta. La ricognizione è principalmente una ricognizione fotografica. Con lo studio di ciò che verrà essere provato, successivamente si potrà dare la perizia ancora più concreta. Ovviamente le operazioni verranno sponsorizzate, quindi ci si muoverà così. A tempo debito se ne potrà parlare. Le ricerche condotte fino ad oggi con i rock argentini sono sempre state molto generiche. Alcuni punti importanti, come una targhetta per esempio che abbiamo rinvenuto, l'abbiamo rinvenuta noi guardando i vari video. Loro non si sono accorti di niente, ma non ne faccio una colpa perché in fin dei conti ognuno è specializzato in qualcosa. Noi abbiamo evidentemente l'occhio più allenato, siamo del mestiere. Non nascondo il fatto che dopo 80 anni alcuni cercatori di ferro, i vari eventi, abbiano danneggiato questo relitto.